See? You. Vediamo un po' le sacrestine, che sono delle reliquie preziose. Sono un tesoro inestimabile. E anche queste sono sparse. Ce ne sono diverse in diverse chiese, eh? sia in Italia che nel mondo. Con questo termine, sacra spina, intendiamo ogni frammento ligneo venerato come reliquia perché è ritenuto parte della cosiddetta corona di spine che è stata portata da Gesù. La storia delle sacre spine si basa per lo più di tradizioni tramandate, medievali. Non verificabili, le prime notizie certe risalgono al XIII secolo, ma anche in seguito a queste reliquie sono state collegate tante vicende. Ad esempio, Jacopo da Varagine narra che la croce sulla quale morì Gesù Cristo, come pure, come pure la sua corona di spine e altri strumenti della passione, furono raccolti e nascosti dai discepoli. E poi intorno al 320 la mamma dell'imperatore Costantino, Elena, fa sgombrare a Gerusalemme le macerie che si erano accumulate intorno al Golgota, la collina della Crocifissione, e in quell'occasione tornano alla luce le reliquie della Passione. Ed Elena avrebbe portato a Roma una parte della croce, un chiodo, una spina della corona e un frammento dell'iscrizione che Pilato aveva fatto affiggere alla croce. A Gerusalemme restano altre reliquie, tra le quali l'intera corona di spine. Poi la corona viene portata a Costantinopoli, lì rimane fino al 1237, quando l'imperatore Baldovino II la consegna ad alcuni mercanti veneziani, ottenendo un considerevole prestito, cioè addirittura una fonte, che parla di 13134 monete d'oro. Alla scadenza del prestito, il re Luigi IX di Francia, sollecitato da Baldovino II, porta la corona a Parigi e la ospita nel palazzo finché non fu terminata la Santa Cappella. Il tesoro della Santa Cappella fu in gran parte distrutto durante la rivoluzione francese, così che oggi la corona è priva di quasi tutte le spine, ma durante il viaggio verso Parigi molte di queste spine furono tolte per essere donate a chiese, santuari, per ragioni meritorie particolari. E poi altre spine furono donate dai sovrani francesi, ai principi, agli ecclesiastici come segno di amicizia, eccetera. Ecco perché per questi motivi numerosissime località francesi, ma moltissime soprattutto italiane, Oggi hanno questa, questa grande, questo grande dono. Possiedono una o più sacre spine della corona di Cristo. Oltre che a Roma, siamo nella chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, le troviamo a Pisa, Santa Maria della Spina, a Palermo, chiesa del Carmine Maggiore, ad Ariano Irpino. Due spine dorate da re Carlo I d'Angiò, custodite nel Museo degli Argenti adiacente alla Basilica Cattedrale a Cremona. Cattedrale donate dal Papa Gregorio XIV. A Pizzighettone, una spina donata da Francesco I. A Padova, tre spine custodite presso la Basilica di Sant'Antonio. A Vicenza, Chiesa di Santa Corona. A Cagliari una spina donata alla cattedrale di Santa Maria da Papa Clemente VII. A Ravenna, nel museo arcivescovile, dove due spine della corona sono custodite all'interno di una croce, presso la chiesa parrocchiale di Costa di Rovigo, a Voghera, Duomo, a Pavia, Duomo. E poi le sacre spine sono venerate in numerose altre località, la cattedrale di Sezze. La chiesa di San Giorgio a Montechiaro d'Aqui, dei lumi di Sant'Elpidio a Mare, Sant'Agostino Fermo, Santa Maria Maggiore di Vasto, Santa Barnaba a Milano, tre spine donate da Carlo Borromeo, Santa Maria Assunta a Sabbioneta, Convento della Sacra Spina di Petiglia Policastro, chiesa di Santa Maria Assunta a Colle di Quarrata, Basilica di San Nicola di Bari, chiesa di San Gaetano Barletta, Cattedrale di Andria, Qui approfondiremo. La parrocchia di Santa Maria del Cerro a Cassano, Magnago. San Giovanni Bianco, parrocchia di Santa Maria in Campania, Torre Palavicina, Meleti. A Montefusco, Cusano Mutri, Abbazia di Chiaravalle della Columba, Santuario di Petiglia Policastro. Giffoni Valle Piana, Santa Caterina, provincia di Vicenza. Vanzone, con San Carlo. Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, chiesa di San Pietro Martire Ascoli Viceno, e poi a Noto, Sicilia, dove si porta in processione ogni Venerdì Santo sin dal 1295. Sacre spine le troviamo anche alla chiesa di San Giovanni Battista a Morbegno, Lombardia. A Monreale, nel Duomo, si conserva una spina della corona donata da Filippo III di Francia dove riposa parte dei resti del padre Luigi IX di Francia. Ancora cefalù, Duomo, alcune spine della corona donate da Ruggero II di Sicilia, poi ehm, trafugate, e portate a gratteri, a Sciacca nella chiesa di San Michele, due sacre spine. Queste furono donate da Eleonora d'Aragona, figlia di Giovanni di Sicilia, e dal marito Guglielmo Peralta. E sono ritenute autentiche queste di Sciacca. Autentiche dall'allora vescovo di Agrigento Fugardo, quando il 31 maggio 1386 emanò una bulla vescovile in occasione dell'inaugurazione della chiesa e parte del monastero di Maria Santissima dell'Idria, conosciuta come la Badia Grande. Ecco queste sacristine erano appartenute alla famiglia reale siciliana a cui erano arrivate tramite i eh, D'Angiò. Vediamo alcune cronache, anche di, di miracoli. Alcune sono tradizioni non verificate, altre invece sì. Cominciamo con Montechiaro d'Aqui. Secondo una tradizione, questa non è verificata, sarebbero state portate dalla Terra Santa da un leggendario cavaliere di Corte Emilia che avrebbe partecipato alla prima crociata nel 1099. Da Montechiaro, una delle spine, fu poi donata alla viceglia Corte Emilia. Ed è qui conservata ancora oggi. Le sacre spine di Montichiaro sono tuttora venerate, portate in solenne processione ogni prima domenica di maggio. Bene, a questa sacra spina di Corte Emilia è stato dedicato un percorso storico permanente a cielo aperto: consiste in una serie di otto illustrazioni stampate su pietra. Ci spostiamo a Cusano Mutri, chiesa di San Giovanni Battista, possiede una spina da sempre ritenuta a provenire dalla corona di Cristo. È una raminacea lunga circa due centimetri e mezzo, di cui uno infisso in un cannello per ancorarla. È tradizione che questo aculeo di legno, insieme ad altri due, sia stata portata da un crociato un certo barbato castello di ritorno dalla Terra Santa. Questi Giunto nel territorio Cusanese, andò incontro ad alcuni fenomeni. In seguito saltò nella forra di Cacciaviola da un'altezza paurosa e lui ne uscì senza un graffio. Pensate che ancora oggi quel posto è proprio chiamato Salto di Barbato. Bene, è scritto che la popolazione faceva ricorso alla Sacra Spina o Spina Santa, tenuta in somma venerazione dalla popolazione esposta nei tempi di calamità e di altri bisogni, terremoti, piogge o siccità venendone esaudita. La popolazione faceva ricorso alla sfina santa, tenuta in somma venerazione, esposta nei tempi di calamità e di altri bisogni, terremoti, piogge o siccità venendone esaudita. Pensate che nel 1693 la sfina diventò due volte di colore rosso vivo come una candela accesa. Questo accadde ugualmente per altre due volte, il 3 febbraio 1710, durante la processione di Sant'Onofrio. Un altro evento lo troviamo descritto in modo dettagliato in un atto notarile del 3 agosto 1805. In quel giorno, poiché era ancora in atto il terremoto, cominciato il 26 luglio, fecero una processione di penitenza portando la spina santa. Un altro ostensorio con la reliquia del legno della Santa Croce, la statua della Madonna Addolorata, giunsero al Monte Calvario e lì, mentre si impartiva la benedizione con questa reliquia, la punta divenne bianca, come se stesse per fiorire. La punta della spina divenne bianca. Questa processione penitenziale viene perpetuata la mattina presto, dalle ore sei. Ci spostiamo e andiamo in una piccola chiesa di Santa Caterina, sull'altopiano dei sette comuni. Anche lì si conserva una sacra spina, e all'interno è custodita la reliquia di una spina della corona di Cristo, oggetto, leggiamo, di grande venerazione per tutta la popolazione. Per provarne l'autenticità, si dice che nel 1533 fu bruciata, insieme ad altre spine selvatiche, raccolte da diversi cespugli di rovi. Bene, le fiamme bruciarono tutto tranne quella spina che sarebbe stata ritrovata in combusta fra la cenere. Ecco, la festa di questa sacra spina sull'altopiano ehm, si tiene ogni anno, il 14 settembre. Ci spostiamo a Pistoia, a Quarrata, qui c'è la piccola chiesa di Santa Maria Assunta a Colle. Conserva una sacra sfina regalata dalla re di Francia a Beatrice dei Borboni, sposa di Roberto, sesto figlio del re Carlo I di Napoli. Attraverso varie vicissitudini ereditarie, essa finì quasi dimenticata nella cappella della villa di Capezzana, al confine con colle di Quarrata. Negli anni venti del Novecento, il parroco di colle chiese e ottenne che la reliquia venisse conservata nella propria chiesa, dove si trova ancora oggi. Così da poterla esporre alla venerazione dei fedeli. Chiesa del Carmine Maggiore. Siamo a Palermo, fra le numerosi ed insigne reliquie. È alla venerazione dei fedeli, così come registrato nell'Archivio Generale dell'Ordine Carmelitano, una spina. Reliquia giunta a Palermo grazie a un Carmelitano nel 1220. Lo riportano gli antichi inventari del convento. Ci sono grandi celebrazioni in suo onore. Con una massa di popolo che segue, no? Tanto da far sorgere una confraternita, oggi però è andata soppressa. Bene, il culto della sacraspina qui a Palermo è ricordato nei venerdì di Quaresima. Andiamo a Cassano Magnago. La sacra spina fu ritrovata da San Carlo Borromeo nel castello Visconteo in occasione della visita del 1570. La città di Sciacca ha indotte due sacre spine. Presso la chiesa di San Michele Arcangelo furono donate da Eleonora d'Aragona, figlia di Giovanni di Sicilia, e dal marito Guglielmo Peralta. Sono ritenute autentiche dall'allora vescovo di Agrigento, 1386, ma no, la bolla vescovile. E queste sacre spine erano appartenute alla famiglia reale siciliana a cui erano arrivate tramite D'Angiò. Avete notato, ci sono sempre di mezzo i reali, eh? Mm, ecco. La sacra spina di Cremona fu donata dal 1591 da Papa Gregorio XIV al capitolo dell'Uomo della città lombarda, quindi Cremona, nel corso di una visita a Roma. Andiamo a Giffoni. Qui fu donata dal cardinale De Rossi, donatagli dalla re di Francia, Carlo IV. Quest'ultima reliquia avrebbe presentato un presunto fenomeno di arrossamento di tracce ematiche. La mattina di venerdì 25 marzo, sulla spina sacra, conservata in una teca di cristallo, le tracce ematiche, quindi tracce di sangue, avrebbero acquistato un colore rosso vivo come se quel sangue fosse stato versato da pochi santi. Bene, l'ex prefetto del Duomo, Franco Tartandini, ha ricordato che altre sacristine conservate in Italia dimostrano fenomeni ancora più inspiegabili ed evidenti, perché si notano anche piccole fioriture, proprio quando il venerdì santo coincide con il 25 marzo. Bene, l'ultima volta fu nel 2005, ad Andria, poi nel 2016, venerdì 25 sempre in coincidenza col Venerdì Santo e con l'Annunciazione del Signore, la Diocesi di Andria ha accolto un ulteriore segno di benevolenza del Signore, a 11 anni di distanza dall'ultimo. Alle 16.50 circa prima dell'inizio della celebrazione della Passione del Signore. La spina ha modificato il suo aspetto e ha presentato dei mutamenti manifestatasi con dei piccoli rigonfiamenti biancastri, come se fossero delle piccole gemme. Visto che abbiamo citato le sacre spine nella diocesi di Ariano, Irpino-Lacedonia, c'è una tradizione millenaria, un forte culto dei devoti. Abbiamo visto che oggi di spine sacre se ne contano davvero tante. Monsignor Alfano, nella sua opera Sante spine della corona di nostro Signore Gesù Cristo del 1932, ne ha citate 110 presenti nelle sole chiese italiane, e tra le più conosciute quelle di Santa Croce in Gerusalemme a Roma, le Sacre Spine di Fermo, quelle venerate nella Cattedrale di Andria, Dona la città pugliese di Beatrice d'Angiò, figlia di Carlo II. È stato accertato dalla chiesa di Andria il fenomeno inspiegabile dell'arrossamento della punta delle spine dove sono osservabili delle tracce di sangue. Andria possiede l'insigne reliquia della Sacra Spina, una spina che porta tracce di sangue che si rabbivano nell'anno in cui il venerdì santo coincide con l'annunciazione del Signore il 25 marzo. È avvenuto negli anni 1910, 1922, 1932. Mentre quello presunto di Ariano, 25 marzo 1932, anche nel giorno del 25 marzo 2005, si è ripetuto questo evento prodigioso dell'arrossamento e poi dell'inverdimento della medesima. Allora, queste spine di Ariano sono incastonate in una teca meravigliosa, una scultura in argento, due ampolle di cristallo con decori di gigli di Francia, presenta la struttura inferiore ogivale sostenuta da due angeli e poi c'è l'alto rilievo dell'ecce homo. Lo stemma della città di Ariano colpisce per la bellezza, anche le immagini dei santi patroni. E questo reliquiario presenta delle analogie con um, le guglie della Santa Cappella di Parigi. Spina. Lunga 6 cm, La piccola 5,5. Sono dure, di colore avorio, eccetto la punta che è nera. Il reliquiario è stato concepito come uno stensorio... Decorato da festoni, figure sacre, le spine sono racchiuse in due cilindri di cristallo ed è probabile la manifattura dei maestri argentieri napoletani. La popolazione ha sempre custodito questa forte devozione. Affiorano fin dal medioevo le processioni penitenziali che, dalle contrade, e specie dal santuario di San Liberatore, con il capo coperto da corone di edera, di biancospino, in tempo di calamità, di prolungata siccità o di abbondanti piogge, giungevano in cattedrale, dove erano esposte le santi spine, invocando la pioggia o il sole. Ma essi...